Con Vortice di Energia, Gianna Carlon ci presenta un'opera in cui tutto il campo è pieno di colore, di colori intensi, di colori che catturano veramente la nostra attenzione. Si parte dal piano basso e, come tradizionalmente noi esseri umani pensiamo, che il nostro desiderio è salire verso l'alto, verso il cielo, verso l'oltre. Anche in questa opera abbiamo un piano basso in cui i colori sono leggermente più scuri, leggermente più densi, più vicini fra loro, con varie differenze di tonalità. Abbiamo dei gialli che proprio sembrano delle piccole fiamme che vogliono salire verso l'alto. Un secondo piano di quest'opera è data dagli azzurri. Che cosa può essere l'azzurro? L'azzurro è la ricerca del cielo, quindi sempre in questo vortice energetico in cui la nostra autrice ci vuole introdurre, andiamo alla ricerca del cielo, dello spazio grande, dell'immensità. E dopo il cielo, ecco che la nostra autrice ci porta in un vortice di luce. Un vortice di luce che potrebbe essere un sole, potrebbe essere una grande stella, comunque un qualcosa di talmente energetico, con queste sfumature anche di rossi e di giallo, che particolarmente ci fanno capire il senso del titolo dell'opera, Vortici di energia, l'energia che tutti noi esseri umani cerchiamo per andare dal nostro livello umano basso sempre verso l'alto. Quindi grazie a questa autrice.